Mercatini di Natale, che passione! Ormai siamo da tempo contagiati da questo tipo di evento che ogni anno, sotto le feste natalizie, occupa i fine settimana di molti di noi. Ci si trova di tutto, ogni oggetto che per fare un regalo o un pensiero possiamo acquistare. Ma a Fano c'è un mercatino che ci regala qualcosa in più di un semplice oggetto o di un regalo sotto l'albero. Il mercatino solidale di Fano ci dà la gioia, la contentezza che solo la solidarietà è in grado di donare. Nei giardini di fronte alla Memo a Fano, anche quest'anno il grande cuore di mamme e bambini delle scuole elementari di Fano ha fatto sì che arrivino, provento degli oggetti venduti e di raccolte di fondi, ai bambini della Siria oltre 5.600 euro consegnati all'Auxilia Italia e ad un commosso e raggiante Nino Fezza. Per tanti anni ho fatto il cinereporter in Rai, dopodiché ho deciso di fare qualcosa di diverso, cioè di trasformare questa mia esperienza in un regalo per i nostri bambini, cioè creare il concetto di solidarietà. Sono 3 anni oramai che vengo nella vostra città e mi sento quasi un fanese a tutti gli effetti, è un'accoglienza meravigliosa. E a questo punto poco importa che chi ne giova di più sia chi la fa o chi la riceve la solidarietà. La cosa che conta è che qualcuno che sta peggio di noi sappia che qui c'è qualcuno che gli è vicino e i disegni che arriveranno da loro gli racconteranno proprio di questo. Una grossa soddisfazione, abbiamo raccolto parecchi soldi, possiamo anche dire la cifra, sì, circa sì. 5.500 euro, che sono veramente tanti, ma c'è qualcosa in più. Alessa, guarda le mie mani, eccola qua. Questo è un piccolo tesoro. Esatto, è un vero tesoro. Sono decine e decine di disegni che i bambini di Fano, eccoli qua, stanno inviando. Io faccio il postino in questo caso, stanno inviando ai bambini siriani del campo di Atama. Beh, se non è solidarietà questa, cos'è la solidarietà? Io quando giro per Fano vedo i bambini che mi chiamano, ma questa è la vittoria, insomma, mi sento un fanese da questo punto di vista. Veramente, come dico sempre Lino, 3 volte grazie. Grazie perché ci siete, grazie per la pazienza che avete per ascoltarci e grazie perché comunque ci aiutate sempre. Grazie e buon Natale a tutti. 30 anni di riprese e 17 conflitti mondiali, raccontando per immagini il dolore, la disperazione e l'odore acre della morte da vicino, non hanno piegato l'entusiasmo e la sua tenacia per i bambini siriani, perché, come dice lui, se una storia non la racconti, non esiste.